Dicevi anche una cosa in barca, che forse l'alpinismo e il mare sono uno dei pochi mezzi che si può viaggiare ancora liberi. È veramente così? Cioè, siamo ormai limitati a questi due settori? La barca o la vela, diciamo, perché è differente a motore, penso, perché la vela, la navigazione, diciamo, lungo corso e l'alpinismo, diciamo, la montagna in generale, sono luoghi dove non si può prevedere il tempo, le condizioni, uno deve essere molto preparato, semmai c'è qualcosa, c'è un colpo di vento, c'è qualcosa di imprevisto. E per questa è un po' l'avventura, il senso dell'avventura, di andare in un luogo sconosciuto. E il mare è sempre sconosciuto per le condizioni che arrivano. Però il velista ha la differenza, penso, che l'alpinista. L'alpinista cerca un po' il pericolo, la sfida, la montagna impossibile a fare. Però un velista cerca sempre di evitare la tempesta. Non è la sfida in questo senso. Non so spiegare bene perché ho sempre avuto questa idea di partire, però non ho mai avuto questo desiderio di partire, diciamo, ogni giorno, di fare un po' il turista, il nomade, di partire ogni giorno. Per me è stato sempre andare in un luogo e vivere. A Parigi sono partito con due valigie, 5.000, no, all'epoca 1.000 euro, sono rimasto 2 anni. In Irlanda, la barca permette questo, di andare in un luogo e vivere con i locali, diciamo, essere con loro. E anche il linguaggio è importante per me, di poter parlare con la gente, perché se uno non parla la lingua, rimane un osservatore fuori. Parlare sempre in inglese, questo inglese pidgin che non significa niente, non è una soluzione. E per questo io preferisco sempre paesi dove io posso parlare un po' con la gente. La scrittura è stata una conseguenza di questo tuo desiderio, oppure No, è un po' a parte. La scrittura è sempre stata. Io ho sempre scritto, però all'inizio io. Sì, c'è un legame tra la libertà e la scrittura, perché all'inizio c'era molto miti, mitologia. Io volevo vivere come scrittore, per non scrivere. Per scrivere è troppo duro, è un lavoro. E questo l'ho scoperto troppo tardi. Però all'inizio era questo sogno di fare come Hemingway o George Orwell e gli altri in un caffè a Parigi. Però a un certo punto è diventato qualcosa di serio, diciamo, che ha un senso molto forte per me, però è necessario, è urgente scrivere. Però non è un piacere, o raramente, diciamo. C'è una parte che è ispirazione, c'è una parte che è forse talento, però. Per scrivere un romanzo, per esempio, di 300 pagine è un enorme lavoro, la gente non si rende conto, perché già avere tutto in memoria, 300 pagine, per non fare errori, diciamo, dire una cosa all'inizio e un'altra al fine, è finito, è l'illusione di un universo autonomo. Io ho un amico che ha lavorato in un porto in Danimarca e noi ci siamo incontrati ogni 6 mesi. E ogni volta lui mi ha chiesto: tu hai scritto un altro libro? Perché per lui è difficile da fuori capire questo lavoro. Io riscrivo ogni pagina 20 volte. Allora, già scrivere fisicamente 300 pagine a mano è 3 mesi di lavoro. E per questo è anche un lavoro. l'amore può limitare la libertà, e tu concentri molto su questi due temi, amore e libertà, come se fossero due elementi fondamentali della tua vita. Come mai questi due elementi non per forza vanno insieme? In bisogno di libertà ho cercato prima di tutto di essere sincero, di raccontare il mio bisogno di libertà senza embellirlo, senza diciamo darmi punto di eccellenza in libertà. E questo è stato un problema mio, diciamo, per me un'opposizione entro la libertà e l'amore, o piuttosto la passione, perché c'è un amore durabile che può durare in un matrimonio, però io parlo della passione e per me è stato due passioni e come due passioni si sono in concorrenza. E io voglio dire che non ho un messaggero, non voglio, un missionario, diciamo, per dire alla gente voi dovete scegliere piuttosto la passione della libertà che la passione dell'amore, perché non si sceglie.
non ho scelto la mia, il mio bisogno di libertà, non ho scelto la passione. E io racconto un amore di una appassionata, e io per questo il mio bisogno di libertà sono andato via. E la gente mi chiedono, ma come mai tu hai potuto lasciare questo amore? Non era una scelta, era una scena di compromesso, una lotta tra due passioni. L'errore è di credere che è una scelta. Ma spesso magari il tuo lettore si identifica con te e magari vuole essere come te, vuole imitarti, vuole considerare le tue parole vere, cioè sì. C'è questo... Sì, una volta Sam Malone mi è arrivato, è successo che una donna molto arrabbiata è venuta a vedermi perché lei aveva fatto regalo di questo bisogno di libertà al suo marito e 2 settimane dopo lui aveva lasciato la moglie e i bambini per vivere sulla barca e è partito. E un'altra volta con il porto dei sogni incrociati, anche in Francia, a Brest, una donna è venuta a vedermi perché lei si è stata innamorata di un capitano di lungo corso, e un po' come Marcel in questo romanzo, questo capitano. Anche lei aveva fatto regalo a questo il suo amore del libro, e lui aveva letto il libro e un mese più tardi lui è partito. E mi ha chiesto di firmare, di fare una dedica per questo capitano, se mai lui ritornerebbe. È bello, però anche triste. Io penso seriamente che i miei romanzi lasciano al lettore la libertà di fare lui stesso o lei stessa. Non impone una visione del mondo. Questa è stata molto importante. Ma i libri per viaggiare ci sono moltissimi. Per me è stata anche documenti in questo caso, non documenti, però non soltanto romanzi. Però per me all'inizio era Jules Verne, era Stevenson, era questo gusto dell'avventura. Però anche Cousteau, anche Moitessier, anche questo resoconto di viaggi, eccetera, mi hanno molto ispirato. Però in America c'è un club del libro che si chiama Armchair Sailor. E questa è un'idea, è viaggiare in una sedia a casa. E penso che i libri di viaggio non sono soltanto lì per fare viaggiare realmente il lettore, ma anche per viaggiare in un sogno, per soddisfare un sogno, credo. In una biblioteca di bordo io metterebbe uno scrittore che non è molto tradotto in italiano, che sarebbe Harry Martinson, che è premio Nobel della letteratura per svedese, però non molto tradotto, che ha fatto Marinaio, è orfano, autodidattico, che ha scritto libri bellissimi. E questo è un problema un po' mio, perché io sono letto, amato come scrittore in Italia, in Francia, un po' anche in Germania, perché io sono svedese. E per questo il mio fonte di ispirazione sono anche svedese, però non posso venire qui con questo. Però metterebbe anche altri libri. Una buona idea è sempre, in una biblioteca di bordo, prendere un libro in una lingua straniera con una grammatica e un dizionario, perché la lettura dura mesi e non c'è molto spazio a bordo. Per esempio io sono molto letto in Svezia e tutti i miei libri sono pubblicati e tutto questo, però non faccio parte dell'ambito letterario veramente. Sono rispettato perché non sono conosciuto. In Italia, in Francia, io sono qualcuno. È vero che per Borges ha anche questa reputazione di fare libri di qualità, però anche il mio editore è svedese. Non so spiegare bene perché sono più letto e meglio letto all'estero. Forse perché non sono più svedese. Ercolano, una ragazza è venuta a parlarmi, che mi ha detto lei aveva letto Long John Silver 7-8 volte, aveva regalato 50 copie del romanzo ai suoi amici e mi ha detto che tutti avevano apprezzato questo romanzo, anche il suo nonno, nonna, tutti. E questo è vero, Long John Silver, il romanzo, è un libro che in Italia è qualcosa di speciale, veramente speciale. In particolar modo.
Beh, anche per le donne, diciamo, perché anche per gli uomini. Però in Svezia è stata percepita dappertutto come un romanzo per uomini, diciamo. Però in Italia, io penso che questa è una generalizzazione abusiva, però io penso che la donna italiana è moderna e l'uomo è un po' medievo. E per questo quando arriva un uomo libero, come Long John Silver, le donne fanno un mito. Marciano con lui. Però è un errore, perché lui non, l'amore per lui non è importante, è la libertà. L'avventura a volte è più bella leggerla che viverla? Vivere l'avventura è sempre scomodo, perché bisogna fare cose, avere freddo, non mangiare, svegliare la notte. Per questo è più comodo sognare a casa sua con un libro a mano, ma anche meno interessante al fine. C'è Stevenson che ha detto un momento che in inglese che ha detto books are good in a way, but they are a bloodless substitute for life. A mia figlia non consiglio i miei libri perché lei dice sempre che sono noioso e lei non mi ha letto, e questa è l'opposizione della figlia che non vuole essere influenzato troppo dal genitore, perché lei ha deciso che i miei libri sono noiosi. Però io cerco di, non di consigliare titoli, però di incoraggiare la lettura. Beh, ho comprato i libri per lei, però lo lascio libera dopo di scegliere. Quando tu navighi, nel Mediterraneo sembra quasi obbligatorio scendere e vedere i posti, perché come dicevi c'è tanta storia. Sì, la storia mi interessa di più e più, quando ho invecchiato un po' mi interessa di più. La storia a 20 anni non interessa a nessuno, o quasi. Però a me mi interessa dappertutto il rapporto tra la gente e la storia. Per esempio sono andato a Otranto e mi hanno mostrato questa cattedrale con il mosaico, l'albero della vita, è stato molto impressionante. Però la cosa che mi ha affascinato di più era un prete da 90 anni che mi ha preso per la braccia e che mi ha mostrato con passione questa mosaica. Non il mosaico per sé, però il rapporto del prete che ha scritto 4-5 libri, che ha, la sua vita è questa mosaica. Questo è più interessante per me, che il monumento per sé, una chiesa, per me non parla. E per questo quando la gente mi propone di visitare, sono sempre un po' altre cose da fare. Quando io navigo da solo non penso alla navigazione, per scrivere o per pensare a scrivere io ho bisogno di fermarmi in un porto 2 o 3 giorni, perché il mare, la navigazione, tutto, è qualcosa che prende tempo. Una volta che sono in porto, 2 o 3 giorni, è un luogo fantastico per scrivere, per pensare. Io scrivo sempre da prima a penna, con una penna la prima versione e dopo il computer. Sarebbe stupido non utilizzare il computer. Però ho parlato con un professore che è specialista, che studia il rapporto tra scrivere e il cervello. E sembra che sia adesso prove che mostrano che scrivere a mano e scrivere sul computer non è soltanto una questione di velocità, è anche una questione di far rientrare il corpo nella scrittura come contenuto, perché noi abbiamo un corpo e sul computer il corpo sparisce un po', però con la penna c'è la mano, c'è il muscolo, c'è tutto questo e sembra che questa idea mi piace. Stai lavorando su qualcosa di specifico in questo momento? In questo momento, dopo io ho pubblicato in Svezia un libro di racconti, e adesso sto cercando di decidermi per un altro. Io ho 5 o 6 idee. In questo momento io sto fogliando per pensare qual è la storia urgente a raccontare. No, non è facile, perché non voglio fare un libro per fare un libro, non ho niente da provare. Io voglio fare un libro che ha un senso, che ha una certa urgenza,
che potrebbe essere, diciamo, utile e importante per il lettore. Se non ho questa convinzione, non serve a niente, vale meglio navigare. Cosa sono le urgenze per te? Per esempio, ho parlato della libertà, ho parlato dell'identità, ho parlato anche del viaggio, ho parlato del terrorismo, l'occhio del male, ho parlato per esempio del segreto. In questo romanzo che si chiama La vita segreta di Inga, è un romanzo in parte sul segreto. E questo per me è un problema oggi essenziale, perché parliamo molto del servizio segreti, tutto questo, dopo l'11 settembre, però uno scrittore non deve parlare dell'11 del settembre, però le cose che sono sotto, è il segreto, è un problema esistenziale importante. Allora io cerco di trovare un altro adesso, che mi importa e che potrebbe essere importante per i lettori. Vale meglio fare letteratura che studiarla. Io ho avuto l'idea, ancora un'idea, qualche anno fa, e abbiamo creato questa scuola che adesso funziona molto bene. È da 2 anni, l'esame è un libro intero di una certa qualità, giudicato per una giuria. E non è essere pubblicato necessariamente per un editore. Però noi abbiamo 25 studenti ogni anno e adesso, dopo 5 anni di esistenza, abbiamo 18 esordienti, che è un risultato fantastico, infatti.